Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 28 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Splendida giornata con l'appoggio della Luna. Naturale che siate così sereni, e non solo indossate qualcosa d'azzurro, come vi ha suggerito il vostro naturopata, è la presenza della Luna nel vostro segno a rendervi così serafici, con il viso angelico e l'aria distaccata. La classica espressione di chi veleggia già tra le nuvole. Parole dolci per raccontarvi, parlate di viaggi, di traguardi, di opportunità, ma sul vostro passato silenzio stampa, con Plutone in quadratura e Saturno in trigono, i ricordi pesano come pietre. Pensate all'Arcangelo Michele, con la spada e la bilancia, o la dea egizia Maat, la misura, munita dai suoi stessi strumenti. E vi sentirete già a casa. Il vostro segreto, infatti, è saper guardare le cose dall'alto, da una visuale obiettiva, che non prende smaccatamente le parti di nessuno. Se proprio non è necessario. Inganno, amori clandestini, extraconiugali, gelosia, venalità, pura attrazione fisica, possessività, menzogne, rancore, rivali in agguato, uso di magia, gravidanze indesiderate, aborti procurati. I single incontreranno persone che tenderanno a ingannarli. Amore in subbuglio per le coppie di lunga data, avvertirete un po' di stanchezza e cercherete un diversivo alla monotonia. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra abilità nello sfruttare delle situazioni a voi favorevoli che Giove porterà nella vostra giornata. Marte si esprime oggi in tutta la sua potenza, attenti a non litigare con qualcuno per eccesso di nervosismo. L'intesa con la persona che vi è cara potrebbe vacillare oggi sotto i colpi di un Marte imperioso e di un Mercurio che non ne vuole sapere di distogliere il suo sguardo poco positivo su di voi. Meglio essere cauti e privilegiare la pazienza. L'amore si affaccia di nuovo nella vostra vita bussando al vostro cuore, siate meno ermetici e più aperti. Cercate il dialogo e offrite il sorriso. Bene la prima parte della giornata, dal pomeriggio in poi potreste essere raggiunti da buone notizie soprattutto in campo sentimentale. Nelle decisioni da prendere non fate di tutte le erbe un fascio. Oggi vi sentirete come dei predestinati e dei profeti, tutto ciò che passerà sotto la vostra osservazione sarà da voi visto come un segno del destino e l'occasione per dire la vostra. Oggi riponete le vostre speranze solo in voi stessi. Lottate e mostratevi all'altezza di ogni situazione. Non solo servirà a riconquistare la giusta fiducia in voi stessi ma vi conquisterà stima e fiducia negli altri. Ignorate i pettegolezzi di chi vi circonda. Non sono altro che tentativi di mettere in discussione le vostre certezze. Riceverete una visita inattesa o un incontro con una persona che non vedete da tempo. Cercate di non polemizzare troppo e godetevi la giornata. Con gli amici le cose sembreranno riprendere la direzione giusta, dopo qualche incomprensione che vi aveva lasciato l'amaro in bocca. Sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione al lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. Non avreste mai creduto di poter essere idonei, ma il nuovo lavoro si sta dimostrando sempre più adatto alle vostre abilità e alla vostra intelligenza. Una strepitosa luna nel vostro segno vi stimola a sviluppare concretamente alcuni vostri progetti cominciati in precedenza. E anche il sole il vostro amico fidato e vi promette fortuna e successo, specie nelle iniziative che coinvolgono associazioni, società e contratti stabili. Non manca però la presenza di un razionale Saturno, che vi sosterrà portandovi buon senso e ottime capacità di programmazione. Il tutto se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 del mese di ottobre. Nati sotto questo segno zodiacale dopo un'estate piuttosto pesante stanno diventando gradualmente più forti e probabile che si debbano affrontare alcuni problemi di casa, oppure fare dei controlli per evitare di ritornare a essere sottoposti a stress come accaduto di recente. Se non avete ancora precisato quale sia la vostra posizione in questo momento preciso della vostra vita,
sarà bene farlo prima che vi attacchino per non essere stati abbastanza chiari nel vostro percorso. Stabilire una tabella di marcia potrebbe essere indispensabile per chiunque, per comprendere meglio quale sia il giusto metodo da adottare con gli altri, ma anche rispetto al proprio lavoro e alla propria vita privata. Protagonisti con la Luna nel segno, che inizia la sua fase crescente e quindi positiva, supportata oltretutto dal super trigono d'aria garantito da Marte iperattivo in Gemelli e da Saturno filosofico in Acquario. Unico neo la quadratura di Plutone, causa di mugugni in famiglia. Amore ed Eros. Pappa e ciccia col partner, la comunicazione tra voi fluisce sincera, le vostre parole gli fanno provare sensazioni forti e sconosciute. Più polso con i figli che si prendono libertà inaccettabili per la loro età, l'estate se la sono goduta, ma ora è tempo di chinare la schiena sui libri e darsi da fare. Cari Bilancia, se vi siete lasciati da tempo, è il caso di pensare se non sia meglio rimettersi insieme e riprovare a riaprire la strada del dialogo. Oppure potete pensare di lanciarvi in una nuova storia. Per quanto riguarda il lavoro, c'è un problema che potrebbe rivelarsi serio, ma la vostra diplomazia sarà risolutiva. L'obiettivo da porvi è diventare presenza assidua nei pensieri di chi amate. Come fare bastano alcuni piccoli gesti, un messaggino, un fiore, una sorpresa sicuro gradita. Piccole cose significative. Come restare indifferenti al fascino di una persona incontrata di recente e per caso, che tanto vi ha incuriosito. Per voi non è possibile. Il vostro animo sensibile si intenerisce e vi fa correre, sicuri, nel dichiararvi. Gli astri assecondano la rapidità delle vostre azioni in campo amoroso, specie se si tratta di nuove relazioni in cui dare mosse spiazzanti e controcorrente. Con Venere al vostro fianco il successo è assicurato. Lavoro e denaro? Positivo soprattutto per chi tratta affari o è alle prese con colloqui ed esami impegnativi. Raccogliete le forze per questo sforzo, una volta finito avrete il piacere del conto alla rovescia, meno uno. Buona idea progettare un viaggetto con tutta la famiglia, meglio in collina a godervi la collina autunnale o tra antichi borghi o città d'arte. Non subito, intanto prenotate e sborsate, la partenza il weekend più vicino al vostro compleanno, sarà il regalo che fate a voi stessi. La vostra energia si adatta molto bene all'energia altrui. Farete enormi progressi in qualsiasi compito che intraprendete. La vostra fiducia in voi stessi è elevata e anche la stima degli altri nei vostri confronti. Risolvete, con il tipico piglio volitivo, le complicazioni che intralciavano il procedere spedito di un progetto cui tenevate molto. Incassate quel che avete realizzato e trovate anche il tempo di proporre, a chi di dovere, altre vostre stimolanti idee, in special modo se siete nati in ottobre. Benessere. In forma, anche se non del tutto sereni, le vicende mondiali toccano anche voi suscitando qualche momento d'ansia. A turbarvi il ricordo del passato che ingenera emozioni che influiscono sul vostro sistema nervoso e digestivo. La buffata per calmare i nervi ha un effetto troppo limitato per essere considerata medicina. Una lunga camminata anche da soli è ciò che vi serve. Vi sorprenderete di scoprire quanto un rimedio così semplice possa essere altrettanto efficace. La solitudine e l'attività fisica oggi si coniugano bene. Per lei, lunatici come ad ogni compleanno, è solo una candelina in più ma vi sentite vecchie, decrepite, guardando con rimpianto la bellezza in fiore che passano per strada. Bellezze anche voi, in realtà, ma l'epoca del fiore è già passata, e magari anche quella del frutto. Per lui, se è vero che gli altri ci fanno da specchio, l'immagine riflessa dal grande Giove, vostro dirimpettaio, parla di un uomo pacifico e sereno. Adorate i vostri figli, amate lo sport e avete numerosi interessi culturali ma non basta ancora, qui ci vuole un amore. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.